presentarvi la seconda parte del video relativo al calciomercato, meglio alle mie opinioni riguardo il calciomercato, la cui sessione si è conclusa proprio ieri sera, durante la quale ho deciso di fare anche un live streaming. Quindi oggi cosa andrò a fare? Innanzitutto andrò a darvi delle mie opinioni riguardo appunto gli acquisti di squadre che mi avete chiesto, e successivamente riguardo ai giocatori che mi avete consigliato ieri sera. Quindi oggi è abbastanza programmata, cercherò di non metterci più possibile, perché infatti questa qua è la seconda o terza volta che cerco di rifare questo video. Però cos'era successo? Successo che gli altri due li ho fatti lunghissimo, o meglio avevo finito di parlare della Serie A dopo 15 minuti, e dato che il video volevo che ne durasse 7, la vedevo un po' dura, dato che dovevo ancora analizzare tutte le squadre degli altri campionati. Quindi ragazzi, prima di iniziare però vi volevo dire un paio di cose. La prima è che se mi dedico il cappello, perché ho dei capelli abbastanza imbarazzanti e andrò anche a tagliarmeli a oggi, a breve, a momenti, quindi si sente la tensione da parrucchiere. Non è vero, sto scherzando, invece no, la sento davvero. E come seconda cosa vi volevo ricordare di lasciare un bel mi piace, poi che infatti ieri abbiamo superato quasi un record, o meglio, abbiamo fatto un record, abbiamo superato i 1100 mi piace in meno di un'ora, e per un vlog non era mai successo. Quindi mi raccomando, lascia un bel mi piace. Detto questo ragazzi, direi di partire. Mi avevo promesso di partire con la Juventus, e dunque partiamo con sta squadra. Innanzitutto ci tengo a dirvi che secondo me non è che ha fatto un calciomercato così della madonna, perché in Italia secondo me sono tre le squadre che hanno fatto un buon calciomercato. Innanzitutto, considerando la squadra e gli acquisti, ti metterei per primo il Torino, perché considerando la squadra che era, diciamo, non così top, si è presa dei giocatori veramente forti, quali magari Baselli, Zappacosta, Avelar e poi anche Benassi dall'Inter. Quindi se si può dire, si è rafforzato davvero tanto. Ma successivamente, per gli acquisti fatti, considerando anche appunto la qualità di questi acquisti abbastanza fermata, direi innanzitutto l'Inter. Metterei infatti al primo posto l'Inter, perché l'Inter era una squadra che aveva bisogno di cambiare, di rifarsi da appunto dalle fondamenta, ed è ciò che ha fatto, si è rivoluzionata. Stessa cosa che doveva fare il Milan, ma che non ha fatto. Però adesso del Milan non parlo, perché se no bestemmerei in aramaico. E al secondo posto invece metterei la Roma, per i motivi già spiegati ieri, ma non divulghiamo, parliamo appunto della Juventus. Allora, come ben sappiamo, notizia che ha fatto più scalpore riguardo la Juve, Tevez che ha voluto tornare a casa, e infatti è stato appunto ceduto al Boca. E cos'è successo poi? La Juve ha cercato di rimpiazzare questo Tevez, però c'è un problema fondamentale: Tevez non è rimpiazzabile. Cioè, la Juve è andata a prendere Mandzukic e Dybala, che per me sono due giocatori veramente forti. Comunque dicevo che questi due giocatori sono due giocatori di buona prospettiva, ma che non sono in grado di rimpiazzare Tevez. E questo secondo me è il problema principale della Juve. Stesso problema che si è verificato anche a centrocampo, poiché infatti la Juve ha venduto Vidal e Pirlo. E ragazzi, volevo un attimo parlare di Vidal. Vedo che Marotta, o meglio ultimamente Marotta, è stato veramente sfottuto, quasi preso in giro dai propri tifosi. Ma secondo me questo è un errore abbastanza importante. Perché? Perché innanzitutto Marotta è riuscito a vendere a 26 o 28 milioni, ora non ricordo, un 96 Coman, che ora come ora non ha ancora dimostrato niente. Quindi secondo me ha fatto veramente un colpaccio, anche se magari in un futuro Coman ne potrà anche valere 50. Comunque ciò che voglio dire è che è riuscito a vendere un 96 che adesso non ha ancora dimostrato niente a quasi 30 milioni. Quindi secondo me mossa veramente tattica. Poi anche Vidal, che è un giocatore veramente forte, è uno dei centrocampisti migliori al mondo, ma che in questa stagione non aveva dimostrato quasi nulla, o meglio nella scorsa aveva fatto molto di più rispetto che in questa. Però è comunque riuscito a venderlo a 40 milioni, ed è veramente tanto. Ma cliché dov'è? È in difesa. È riuscito a vendere Angelo Ogbon, che non ha dimostrato nulla in questi anni, a 15 milioni. Quindi colpo davvero ottimo. Ultima cosa della Juventus che volevo dire è che adesso ha preso Cuadrado. Cosa ne pensi di Cuadrado? Secondo me Cuadrado è un giocatore veramente forte. In che senso? Se fosse arrivato al Milan sarei stato molto contento. Volevo adesso parlare velocemente di Napoli, Lazio, che secondo me sono due squadre che non hanno fatto tanti acquisti, quindi non è che si sono rinforzati così tanto. E il Napoli sta quasi diventando l'Empoli, davvero. Io vedo un Empoli 2, vabbè che appunto c'è andato anche Sarri ad allenarlo, ma voleva appunto giocatori strani. Si è andato a prendere Valdifiori, Isaac, poi ha preso Siepe, l'ha già dato via. Comunque se devo dire, se devo essere sincero, non si è secondo me rafforzato così tanto. Stessa cosa è successo qualcosa, ma non so cosa. Comunque stavo dicendo che secondo me la Lazio non ha voluto rinforzarsi, in che senso? Non gli sembrava opportuno comprare altri giocatori, poiché infatti, se vi ricordate, a fine stagione scorsa la Lazio era diventata una gran bella squadra, magari ha detto no, non ci servono, e così appunto non ha puntato tanto sul calciomercato. Anche se c'è da dire, ha preso Kishna, che secondo me non è un giocatore veramente forte. Al fantacalcio ci punterò. Parlando un attimo di fantacalcio, vi volevo anche dare dei piccoli consigli prima di passare agli altri campionati, poiché infatti, come avete potuto ben vedere da ieri sera,
Buriello è andato al Carpi. Secondo me è un giocatore su cui si deve molto puntare, ma anche destro. Poi che infatti destro si è mosso al Bologna, ha voglia di riscatto, cerca appunto quel riscatto che non è arrivato al Milan. Quindi se dovete puntare su un attaccante, io vi consiglio destro. Oppure anche Gilardino, ecco, ma di questo non abbiamo tempo. Passando adesso agli altri campionati, ragazzi, volevo mettere in rassegna tre squadre principali, tutte del campionato inglese, che sono Manchester City, Manchester United, che sono le mie due squadre preferite del campionato inglese. So che fa abbastanza scalpore che mi piacciono le entrambe quelle di Manchester, però, ragazzi. E infine il Tottenham. Ragazzi, prima notizia è che lo United, allo United, come noi tutti ben sappiamo, serviva una punta, e ha deciso di andare a Monte Carlo per prendersi chi? Per prendersi Martial, giovane, adesso non so bene la pronuncia, comunque, giovane 95, e l'ha pagato quanto? 50 milioni. Credo che sia il giovane più pagato della storia. Infatti prima era magari Luke Shaw, che però era stato pagato 40 milioni. Adesso è proprio lui, sempre dallo United. Tra l'altro, secondo me Van Gaal ha scoperto i trucchi per avere soldi infiniti. Comunque stavo dicendo che appunto ha preso questo giovane. Ragazzi, cosa c'è da dire? Devo dire che non lo conoscevo molto. Mi sono andato un attimo a informare, ho visto dei video su YouTube, e ragazzi, secondo me è un giovane che promette bene. Innanzitutto però è troppo un azzardo pagarlo 50 milioni. Noi dicevamo di Romagnoli, pagato tanto, 25, un azzardo, una promessa, chi lo sa. E questo qua è ancora più giovane ed è stato pagato 50. Quindi scommessa veramente rischiosa. Può dare tanto, però secondo me lo United ha sbagliato, poiché infatti è passato da un Falcao pagato 60 milioni ad un Martial pagato 50. Solamente cos'è la differenza? Che Falcao si era già affermato, aveva già dimostrato ciò che poteva fare, invece Martial non ancora. Parlando sempre dello United, poi secondo me ha fatto degli acquisti veramente ottimi, quali Memphis Depay, che è un fenomeno ed è un talento, Bastian Schweinsteiger, che dà quel salto di qualità che allo United serviva, anche se adesso comunque, visto che è un po' stanco, si è fatto già male, però se diciamo torna ai suoi livelli normali, è un giocatore veramente forte anche lui. E poi ha preso Schneiderlin, e ragazzi, Schneiderlin secondo me era quel giocatore che al Milan serviva. Adesso l'ha pagato anche un macello, tipo 40 milioni. Ma al Milan non si era neanche messo dell'ottica di poter andare a prendere un giocatore simile, perché ragazzi, vi posso assicurare che Schneiderlin ha quelle qualità che al Milan servivano. E secondo me non è uno di quei giocatori che erano mai stati messi sott'occhio appunto da questo tipo di squadra. E poi chi ha preso infine in difesa? Matteo Darmian. Cosa devo dire di questo giocatore? Ragazzi, devo essere sincero, non pensavo potesse essere così forte. In che senso? Io guardo lo United, guardo più il campionato inglese che quello italiano ormai. Però ragazzi, Darmian allo United ha già fatto un macello. Prima due partite è stato tipo man of the match, i tifosi già lo osannano. E davvero, Darmian è un giovane che può dar tanto, e speriamo che possa dare tanto anche l'Italia in un futuro. Come ultima cosa volevo parlare dei portieri dello United, perché infatti De Gea era stato accostato al Real Madrid. In che senso? Il Real Madrid avrebbe cercato di prendere De Gea dandogli Keylor Navas più dei soldi, ma tutto non si sa ancora come è andato a finire, poiché infatti c'erano stati problemi con gli orologi. Ovvero, lo United dice di aver avuto problemi con il proprio computer, il Real dice di aver ricevuto il contratto un minuto prima, cosa abbastanza ambigua, e quindi non ho ancora ben capito se De Gea è andato al Real Madrid o meno. Comunque anche questo acquisto molto importante da parte del Real Madrid. Vorrei adesso andare a parlare dell'ultima squadra di oggi, anche perché non c'è tempo, ci metto un macello a fare questi video. Però possiamo fare una cosa: se questo video raggiunge i 2000 mi piace entro tomorrow, ovvero fa la stessa fine del video di ieri che ne ha appunto riaggiunti, vi porterò una parte 3 adesso, magari se non domani, perché appunto volevo un attimo variare, dopo domani, dove andrò ad analizzare tutte le altre squadre che voi mi chiederete nei commenti. Quindi commentate scrivendo delle squadre che vorreste appunto che io andasse ad analizzare, e magari anche dei giocatori. Comunque ragazzi, cosa c'è da dire del City? Innanzitutto voi sapete che il City a me piace un macello. Poi c'è il grandissimo Sergio Kun Agüero. E ragazzi, una parola per definire il mercato di City, come anche quello dell'Milan, è soldi. Però come ho già più volte detto ai tifosi, non deve tanto interessare questa questione. Però ricapitolando cosa ha preso il City: il City si è migliorato tantissimo, ed è quella la stessa cosa che all'incirca doveva fare il Milan, ovviamente con quantità di soldi inferiori. Poiché infatti il City doveva migliorare la difesa, cosa ha fatto? Si è andato a prendere uno dei migliori difensori centrali in questo momento, ovvero Nicolas Otamendi, che secondo me è fortissimo. Poi in attacco si è andato anche a prendere Raheem Sterling, che è un fenomeno, ha già dimostrato di essere il giocatore che è. E poi ha preso ieri il grandissimo Kevin De Bruyne. Io era da 2 anni e mezzo, 3, che dicevo che questo era un buon giocatore. Volevo appunto che il Milan lo prendesse, cosa che non è stata fatta. Ma cosa particolare di questo giocatore, che qual è? È che l'anno scorso il Chelsea l'ha venduto al Wolfsburg per 15 milioni e quest'anno è stato pagato all'incirca dai 70 agli 80 dal Manchester City. Quindi giocatore che in un anno è cresciuto un fottio. E niente ragazzi, questo video è terminato, perché non ho più tempo di dire niente. Ora devo anche andare a tagliarmi i capelli, anche se voi non mi interesserà. Quindi detto questo, mi raccomando, lasciate un bel mi piace se volete la terza parte
parte lasciate un bel mi piace. Dobbiamo arrivare, o meglio superare, i 2000 entro domani. Se non ci arriveremo, ragazzi, mi sono divertito un macello a fare questi video. Spero siano piaciuti anche a voi. Detto questo, io, il grandissimo Baymax, vi salutiamo e vi diciamo potente. Alla prossima, al prossimo video. Ciao a tutti.